a quanto pare. Ok, va bene. Prima giornata Summer Cup, schema 3 contro Cas. Crassi. Grazie. Risultato sullo 0-0, ricordiamo che i Crassi sono insomma la squadra fatta da Bevilacqua e Vano. Ehi, non chiama la gente nel visto che ho parlato. Mentre gli schema 3 di Gianni Ruggiero hanno approfittato dei vari svincolati, vedi Papolino, il ritorno di Parlanti. Comunque, Ruggiero sul pallone, dalla lunga rincorsa, sappiamo tutti il piede di merda che ha. E infatti si rivela tale, si inventa le deviazioni e le valvole messe fuori posto. Montanari riparte quindi dal fondo e Ruggiero ancora una volta mette in fallo laterale a servire poi Yamunno. Ciro è il giocatore migliore direi della sua squadra, nonostante io non conosca nessuno. Poi palla al centro, Sagitto, si chiama la fuoriuscita. Madonna. Come si chiama Guido? Lazzarini. Poi Bevilacqua con la maglia della Sampdoria anni 95, credo, sì, va bene. Yamunno cerca uno stop a seguire di tacco, non gli riesce, palla tra le mani del sagittone nazionale. Poi lo stop a seguire ancora non riuscito, il centrocampista dal nome ignoto. E poi un fallo di Papolino che con la faccia... come? Secondo lei dico? Lei? Sannino, Silvia. Che faccia aveva? Non lo so come deve dire lei. Che faccia aveva? Beh, Sannino dice che c'aveva una faccia di cazzo. Comunque, Yamunno sul pallone. Vanno, non ti girare, pensa alla partita. Pure tua madre mi faceva gli stessi gesti. Comunque, Yamunno, il tiro. Sagitto, questa non l'avresti neanche vista. Poi bevi l'acqua, copre uscita il pallone, che però non era uscito poi. Ce l'hai bevuto. No. Mannaggia morta. Ma pensa che lui se le prepara, cioè sapeva che veniva a bere l'acqua oggi e quindi ha iniziato a pensare una battuta da fare. Per questo si è anche avvicinato. Però comunque, Parlanti sul pallone, dobbiamo seguire ancora per la bellezza di 9 secondi, sì. Come si chiama quello che tu definisci bomber? Andrea Liberti, niente, poi Lazzarini e un passaggio. Finisce sul fondo, vediamo qui il collegamento.